Buonasera e bentrovati a questa puntata un po' speciale prenatalizia di Meteo Weekend che in qualche modo eh, ripercorrerà un po' alcuni eh, dei temi che abbiamo toccato nel corso dell'anno e così per rinfrescare un po' la memoria quest'anno abbiamo avuto tante puntate con tanti argomenti diversi e allora io comincerei eh, a marzo, abbiamo parlato Abbiamo fatto alcune riflessioni eh, sull'acqua, prendendo spunto dalla giornata mondiale che si tiene il 22 di marzo. Così abbiamo incontrato degli ospiti per parlare un po' di questo, ma visto che l'acqua è un po' regina anche della Varresia, ci siamo incontrati anche con eh, Vivi Stolvizza e con il suo eh, segretario. Vediamo questo primo contributo. L'acqua eh, è perfino banale dirlo, ma è fondamentale per la vita, per cui eh, tutelare questo bene vuol dire tutelare la vita, semplicemente così. È un valore l'acqua e a proposito di criticità, a livello globale, va ricordato che ci sono guerre nel mondo per l'acqua, eh, perché appunto noi possiamo dare per scontato, ma in realtà è qualcosa di cui abbiamo assolutamente bisogno e che non è disponibile per tutti. A livello locale noi passiamo dalle acque della laguna e del golfo di Trieste a quelle eh, dei eh, fiumi di risorgiva che troviamo nella bassa friulana, ai fiumi di risorgiva come, come il Ledra ad esempio che troviamo nel campo di Osopo Gemona e poi su su fino alle acque dei torrenti di montagna, l'acqua del tagliamento, uno straordinario artista, arteria a livello internazionale e non dimentichiamo l'acqua dei ghiacciai, no? fra eh, le criticità anche eh, ricordiamo, ricordiamo questi residui glaciali, questi glacionevati che incontriamo ancora nella nostra regione, straordinari depositi di acqua, anche questi. Messi in crisi dai cambiamenti climatici. Ecco, ormai sono 26 anni passati dall'istituzione della Giornata Mondiale dell'Acqua, non pochi, ci si era resi conto già a quel tempo no? Del, eh, dell'importanza a livello mondiale. A livello regionale, eh, ovviamente non ci manca l'acqua vista la piovosità, però. C'è sempre il rischio di inquinarla, anche questo è un altro aspetto. Certo, quindi bisogna curare anche. Curare diciamo delle... che il 92 Rio in termini ambientali rappresenta un punto di svolta no, per l'attenzione rispetto alle tematiche ambientali e mettere al centro di queste tematiche l'acqua è fondamentale e, e i rischi appunto sono anche quelli dell'inquinamento. In questa regione poi va detto che non manca l'acqua, però ci possono essere. Dei, dei momenti durante l'anno in cui andiamo in crisi, in crisi idrica e, e quindi anche come viene utilizzata l'acqua. Eh, Vivi Stolvizza e eh, comincerei a fare un po' la storia, Giuliano, delle, di questa associazione: come è nata, quali sono state, qual è stata la spinta che l'ha fatta nascere? Perché la Varresia è un, appunto è territorio anche del parco. Eh, delle prealpi giulie, quindi sono soggetti importanti eh, sul territorio e siete, avete deciso eh, di costruire anche voi un'associazione che in qualche modo… Sì, parliamo della fine del secolo scorso, Beh. quindi sono già vent'anni che appunto, operiamo, Beh, Stolvizza, parliamo adesso di Stolvizza ma anche un po' di tutta la Varresia, eh, certo. soffre come tutti i paesi dei problemi di montagna, quindi… Qualche disattenzione di troppo, eh, problemi dovuti alla poca poca popolazione, insomma difficoltà meteorologiche, difficoltà del territorio. Ecco allora, la pastorghizza ecco vista, vista, vista dall dall'alto. E proprio. a quel punto ci siamo un po' guardati e abbiamo detto proviamo ad organizzare un qualcosa che però che stia vicino, ecco, vicino alla gente. Eh, facendosi iniziative, promuovendo attività, eccetera, ma abbiamo pensato di dare qualche opportunità in più a chi vive nel paese, eh, quindi cercando di dare loro quei servizi o comunque quelle, eh, quelle possibilità che altrimenti poi non, non sarebbero venuti. Questo fatto ha creato anche una bella, una bella cosa: cioè la gente che rientra in paese, e ce n'è molta che purtroppo l'immigrazione è stata pesante nel dopo terremoto e anche prima. E chiaramente ritorna in paese e ritrova oltre che quelle bellezze naturali, trova anche queste, queste bellezze che creiamo noi, no? quindi oltre il Paese Pulito, ma anche iniziative a loro rivolte. Parlo della festa che facciamo su nel Belvedere, la stessa festa che facciamo per il primo, la castagnata, la festa delle, eh, delle migranti il primo novembre, cioè tutta una serie di opportunità che poi spaziano anche nel tempo. Ecco, poi sapete che la scienza è sempre nel, nelle corde di Meteo Weekend, e allora a febbraio siamo andati eh, a scoprire un'esperienza teatrale per portare la divulgazione scientifica in teatro, ad un pubblico di, eh, di teatro, con Ambientarti. Abbiamo sentito il regista Elvio Scruzzi, che è dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, ed è in realtà nel suo lavoro è, te è tecnico del Centro di Radioprotezione, ma in questo caso lo scopriamo regista. scienziato nel suo laboratorio non è soltanto un tecnico, è anche un fanciullo posto di fronte a fenomeni naturali che lo impressionano come in un racconto di fate. Dobbiamo avere un mezzo per comunicare questo sentimento all'esterno. Non dobbiamo lasciar credere che ogni progresso scientifico si riduca a macchine o a ingranaggi. 14 miliardi di anni fa la luce. Quattro miliardi di anni fa. Il Sistema Solare, la Terra, una palla infuocata in balia delle forze primordiali. La figura del corpo di Cagliostro era sbiadita. Io sono l'acqua, io sono l'essenza. La salvezza. Io sono il lago, io sono il fiume, io sono il mare. Sto lì, tranquilla. Il calore del sole mi riscalda e io, leggera, evaporo verso il cielo. Eccoci qua, beh, eh, Elvio Scruzzi, tu sei regista, come è, com è nato questo progetto, come è nata l'idea di farlo e come è stato sviluppato, qual era l'obiettivo o gli obiettivi, quali cioè, erano? L'idea è diciamo, partire da, questo, da questa frase, l'umanità ha bisogno di persone d'azione e di sognatori, che è una frase naturalmente detta da Marie Curie ancora eh. cent'anni fa, pensi? Allora, a me, io lavoro da 40 anni ormai in questi ambienti qua. Aspetta, e... gli ambienti teatrali tu stai dicendo? No, dicevo di sia le... teatrali che tecnico le le... Quindi a questo punto eh, cosa mi è capitato? Che per una questione di età ho sempre avuto direttori generali molto più vecchi di me, no? Molto più vecchi, più vecchi di me. A un certo punto si è invertita un po' la cosa, me <ride> ne è capitato uno più giovane, che all'inizio, quando si è insidiato, ha parlato immediatamente di comunicazione e creatività. Questo mi ha colpito immediatamente. E mi ha detto, mamma mia, io da 40 anni quasi esposo queste due cose insieme, e metterle insieme magari potrebbe diventare una cosa importante, interessante da proporre. Tant'è che chiaramente ho provato a, a pensare che se io coltivavo una, una passione di questo tipo, probabilmente all'interno dell'arpa potevano esserci degli altri. Tant'è che ho saputo che anche il nostro direttore è un musicista, poi alla fine eh. dei conti, forse questa sensibilità. Ecco, poi eh, ho indagato e ho visto che all'interno dell'ARPA ci sono delle persone che hanno delle passioni, che teatro, musica, poesia, scrittura, eh, fotografia, abbiamo un fotografo bravissimo all'interno. Io ho provato a parlare con loro e si poteva pensare che eh, magari proponendo qualcosa di, di questo tipo poteva andare, oh cosa ho fatto? Sono andato subito dal direttore... Ho conosciuto in un momento della, da Avea, che è il laboratorio regionale per l'educazione ambientale, che si chiama Sergio Sicchenze. L'abbiamo eh, visto prima, eccolo qua, alla lavagna. Esattamente, gli ho proposto questo. Ho <ride> potrebbe essere interessante, andiamo dal direttore, magari glielo proponiamo, mandagli un'email magari. Difatti il direttore mi ha risposto quasi immediatamente. e Siamo andati da lui e lui è stato molto sintetico, per quella la frase è importante. Lui mi ha detto: è bella l'idea, però me la concretizzi. Allora. L'umanità ha bisogno di persone d'azione, quello che voleva dire, e di sognatori, e così nasce tutto. Ecco. E ti dirò che in passato, in un convegno di meteorologia, avevamo anche esposto una mostra di quadri sulle nuvole fatte da. Ecco, anche in quel, quel quell'episodio lì, per esempio, dice vabbè, sono le nuvole, tu fai la foto, è uguale. No, non è esattamente la stessa no. cosa. Tu vedi le foto anche interpretate con l'animo di questo E anche qua trovo che sia. È assolutamente importante, bello, mh, trasmettere sì. la scienza in questo Poi uno approfondirà, sì. si interesserà. A chi era rivolto principalmente? Il, lo spettacolo? Sì. Beh, chiaramente è uno spettacolo che scende, proprio abbandona per un momentino le, le sedi accademiche e entra in un respiro molto più popolare. Quindi, sul momento, non abbiamo pensato di farlo diventare un qualcosa che emozionasse. Sì. Chiaramente il teatro ha questa forza e se si riesce a mettere insieme emozione. Quindi, eh, mettere insieme delle persone che già fanno questo mestiere e ne conoscono re, la, la, la realtà, farle diventare degli attori proprio questi qua. Vuol dire portare all'interno un'emozione e quindi farla passare direttamente. E quindi è rivolto a tutti, dalle scuole, alle persone naturalmente che magari sulla scienza hanno, non hanno un approccio così immediato, in questo caso un, un coinvolgimento emozionale. Eh, Eccoci qua. Allora avete visto anche eh, questa, questa particolare eh, iniziativa molto interessante. Ci fermiamo per la pubblicità. Rimanete con noi per le previsioni del tempo, parliamo naturalmente anche di Natale e di Santo Stefano tra poco. Eccoci a scoprire che tempo farà nel weekend, ma naturalmente anche con anticipazioni sulle festività natalizie. Oggi giornata molto umida anche fredda in particolare nella media bassa pianura dove hanno gravato nebbie e poi anche nubi basse, quindi le temperature sono rimaste eh, di poco sopra lo zero. Vediamo subito la carta, eccola qui alle mie spalle, che mostra proprio la nuvolosità che in realtà poi riguarda tutta la Valpadana, lungo il Po e anche altre zone d'Italia. Nubi basse, naturalmente non danno luogo a precipitazioni. Temperature tra meno 1 eh, come valori minimi e 7 gradi, ma attenzione, 7 gradi solo dove il cielo si è aperto di più, altrimenti eravamo intorno ai. 3-5 gradi, per cui insomma, abbastanza basse, con la quota dello zero termico a 1000 metri che però è destinata a salire rapidamente. Possiamo andare avanti? Ecco qui eh, la cartina che ci mostra eh, come fino a domenica almeno saremo interessati da correnti occidentali non instabili, eh, ma piuttosto miti e quindi eh, che determineranno un aumento della temperatura in quota e anche le classiche inversioni termiche. Insomma. Tutto sommato però ci sarà anche abbastanza sole e in particolare sulle Alpi. Cominciamo a vedere allora domani cosa ci aspetta. Una giornata possiamo definire con variabilità, in realtà con bel tempo, sole e solo qualche velatura sulle Alpi, qualche addensamento basso tra pianura e costa oltre alle velature d'alta quota. Qualche addensamento un po' più consistente potrebbe rimanere sulle zone orientali, quindi un po' più sole sulla pianura pordenonese e un po' più nubi sul lato orientale. Vedete i venti che sono deboli variabili, le temperature insomma, non cambiano poi molto, ma salgono un po' nei valori massimi per effetto del maggior soleggiamento. Andiamo a vedere la domenica con... Una giornata ancora di bel tempo, velature d'alta quota, un po' di variabilità nel corso della giornata sulle Alpi, in particolare sul settore centro-orientale, per il resto poco da segnalare, certo ancora foschie, ancora nebbie anche sabato, forse prima mi sono dimenticato di dirlo, comunque anche sabato, eh, foschie e, e, e nebbie che eh, naturalmente permangono maggiormente nelle ore più fredde, vedete le temperature con, tra meno 1 e 11 gradi. Lo zero termico a questo punto sale, l'abbiamo visto già a 2000 metri. Ma passiamo alla carta successiva per dare un'occhiata al, al panorama italiano. Vedete che, a parte qualche locale debole precipitazione sparsa lungo gli Appennini o a tratti a interessare anche eh, le zone a ridosso del Mar Tirreno, insomma, non succede nulla. Tempo abbastanza eh, così poco dinamico. Vediamo la giornata successiva, domenica ancora. Questa situazione, direi con più sole in generale, soprattutto sul nord ovest, venti occidentali, qualche addensamento in più sul basso Tirreno, tra la Campania e la Calabria, forse lì qualche debole pioggia, ma insomma nulla di che. Vediamo eh, ancora la carta successiva eh, con la neve che naturalmente non ha subito eh, nessun incremento particolare, sapete che la, fatto qualche debole nevicata ma non incide, per cui rimaniamo fermi più o meno alla situazione dell'altra settimana con la zona del Monte Gilberti che ha ovviamente un po' più neve che le altre località. Siamo anche velocemente al, alla situazione di neve e valanghe, c'è poco da dire, il rischio è basso, è debole il grado. Perché ovviamente c'è poca neve e anche abbastanza consolidata. Un po' di attenzione sopra i 1800 metri, sui versanti esposti a nord dove un po' di neve ventata potrebbe aver fatto qualche accumulo, ma insomma il rischio di stacchi minimo. Andiamo pure avanti, scenari. A più lungo termine siamo a mercoledì prossimo, vediamo l'alta pressione di nuovo, quindi non sono in vista perturbazioni per il periodo natalizio, perlomeno per le festività, eh, e quindi eh, che dire, il tempo eh, non riceverà particolari sorprese e possiamo vedere anche la conferma dagli scenari, dagli spaghetti, con questo rialzo termico che durerà proprio fino alla vigilia di Natale, diversi gradi al di sopra della media, quindi farà cal più caldo in quota, ci saranno le inversioni termiche e poi un riallineamento, un riallineamento ai valori medi perché transitano delle correnti settentrionali un po' più secche e poi vedremo cosa succederà. Chiudiamo con i riepiloghi che ci mostrano il tempo variabile di lunedì. Eh, ma e Siamo la, la vigilia, Natale. Bel tempo con qualche velatura in montagna, qualche nube bassa in pianura, ma solo locale. E ancora bel tempo con delle velature. Vedete le temperature scendono un po' da martedì e tornano sotto zero i valori minimi. Eh, lo zero termico cala, ma poi torna a risalire. Siamo a chiudere con l'ultimo quadro che ci mostra di nuovo il ritorno di qualche nebbia nelle ore più fredde tra pianura e costa anche di qualche addensamento basso perché lo zero termico risale comunque quello che conta è che a parte un po di variabilità un po di nubi un po più un po meno ma insomma non sono in vista precipitazioni continua quindi un periodo secco abbastanza lungo per la nostra regione naturalmente anche con l'assenza di neve significativa sulle nostre montagne con il meteo direi è tutto noi torniamo ai nostri servizi ripercorrere quello che è stato l'anno di Meteo Weekend, a maggio abbiamo parlato della European Green Belt, ovvero della cintura verde nata dalla cortina di ferro, quindi un'area che va dal mare di Barents fino al Mar Nero e che in parte tocca anche il Friuli Venezia Giulia, che una volta era eh, sede dei de, de, de controlli severi eh, tra i due mondi, eh, quello occidentale e quello sovietico. E che è stata quindi anche zona di paura e di morte in qualche caso, si è trasformata in un paradiso di biodiversità, andiamo a sentire. Vado un po' ad introdurre quello che è il progetto della European Greenbelt. Stamattina ne abbiamo parlato nell'ambito di Estoria, che ci ha concesso uno spazio per dare un po' di visibilità a questa iniziativa. Eh, ne abbiamo parlato con Uwe Friedel, che tu appunto citavi. Uve eh, lavora per il Bund, è un'associazione tedesca ma che ha una dimensione internazionale, infatti appartiene alla grande famiglia dell'associazione Amici della Terra. E, diciamo che questo progetto nasce in Germania, il cuore forte e pulsante è proprio la Germania. Ancora negli anni 70 dove diverse associazioni ambientaliste eh, lavoravano ad attività di monitoraggio in varie aree, ma anche lungo quella che era l'allora Cortina di Ferro, perché soprattutto nella parte occidentale della Cortina di Ferro, dove l'ambiente era abbandonato a se stesso, a differenza di quello che accadeva nel blocco orientale, dove era fortemente militarizzato e... Ehm, è antropizzato, nella parte occidentale, come dicevo, le associazioni ambientaliste hanno iniziato a svolgere prime attività di monitoraggio. Scoprendo che cosa? Che in realtà questi erano ambienti abbandonati per necessità militari, perché sottoposti a servitù militari e quindi lì la fauna e la flora si sono conservate. Quindi, quest'area sottoposta a servitù militare ha dato spazio agli ambienti, agli ecosistemi, agli habitat, flora e fauna di conservarsi. Quindi diciamo la storia ha fatto il suo corso, quindi a partire dagli anni 70 fino all'89, quando con la caduta del muro di Berlino ecco che inizia a nascere, a svilupparsi un'idea perché qualcosa che in passato ha diviso questi due blocchi li ha separati e ha creato, come dicevi tu, delle situazioni eh, pesanti, difficili dal punto di vista eh, sociale e culturale, perché non trasformarlo in un elemento che prima divideva in qualcosa che unisce, quindi in un corridoio ecologico? L'idea nasce e si arricchisce col tempo di ehm, organizzazioni che si avvicinano a, a questa visione, a quello che è un sogno, un grande sogno, fino ad arrivare più o meno all'inizio del nuovo millennio, nel 2002, ad alcune iniziative sul territorio di ehm, Lendert, quindi ehm, percorsi anche artistici sì, e culturali certo. nell'ambiente. Nel 2002, in occasione di uno di questi eventi, ecco che viene invitato anche Mikhail Gorbaciov. E da lì, diciamo cosa nasce, cosa sappiamo, quello che è il suo percorso, eh, quanto innovativo è stato, e lì anche ha portato la sua impronta. Quindi è nata l'idea del fatto che qualcosa che divideva poteva diventare finalmente qualcosa che unisce. Da cui il claim, lo slogan dell'associazione, della European Agreement Association, che è. I confini dividono, la natura unisce. Anche per, scusa se ti interrompo, anche perché ne accenavamo anche stamattina, ehm, certe divisioni, eh, c'è stato l'entusiasmo nell'89, no? quando è crollato il muro, un enorme entusiasmo, ma poi certe cose tendono ogni tanto a riemergere magari in modo diverso, per cui bisogna alimentarlo, no? questo sogno che dici tu. Sì, assolutamente, è assolutamente vero e va fatta una riflessione in questi termini, eh, pensiamo a quanto fortunati siamo noi oggi che sulla scorta di un'eredità che possiamo chiamare negativa, come diceva anche stamattina il professor Marangon, no? è chiaro che la cortina di ferro è nata con finalità ben diverse e che chi l'ha realizzata mai avrebbe potuto immaginare che oggi noi abbiamo la fortuna di poter gestire in modo completamente diverso questa eredità. che... È un patrimonio naturale perché appunto la, il corridoio ecologico, la European Greenbelt, è diventata oggi un patrimonio naturale, e anche un patrimonio culturale perché quello che è stato la cortina di ferro è un pezzo della nostra storia. E, la, cortina di, il, la European Greenbelt quindi sta acquisendo nel tempo anche un valore monumentale, eh, oltre certo. che eh, ambientale, un valore quindi monumentale anche storico-culturale. Infatti è un corridoio che se all'inizio voleva unire la natura, adesso col tempo ha anche l'ambizione di unire i popoli. E quindi dietro all'idea della European Greenbelt c'è anche questo discorso di eh, condivisione, di principi. Del passato, del comune passato storico e di valorizzarlo. Progettualità comuni, no? Progettualità comuni. Eh. Esattamente, e va detto che, appunto, è proprio grazie alle progettualità comuni che anche noi siamo entrati in contatto con eh, questi partner europei e ehm, con queste progettualità. In particolare sono stati veramente dei progetti comunitari, il progetto Europa Centrale, Central Europe, che ci ha messo in contatto con eh, questi partner dell'area centroeuropea e ci ha permesso quindi di iniziare a fare i primi passi all'interno della European Greenbelt e iniziare quindi ad impostare un discorso insieme a loro per progettualità anche futura. Quanti paesi sono coinvolti? Sono coinvolti 24 paesi, è un progetto veramente eh, che fa tremare i polsi, perché parliamo di 24 paesi che appartengono all'Unione Europea, quindi paesi comunitari e non, dal mare di Barents, come dicevi tu, fino al, Bar al Mar Nero, sono 12.500 km, quindi è un territorio veramente molto importante, imponente e culturalmente molto diverso. E ora andiamo in pubblicità, ma restate con noi perché l'ultima parte di Mette Weekend è molto... Eh, bella ancora con eh, scienza e poi con eh, l'ambiente della nostra regione. A tra poco. La Eccoci qua, di nuovo in studio. Non poteva mancare l'astronomia, l'astrofisica, in questa carrellata 2018 Meteo Weekend. E allora con eh, l'astrofisico Mauro Messerotti ecco cosa ci siamo raccontati in merito al campo magnetico terrestre e la sua importanza per lo sviluppo e la permanenza della vita sul nostro pianeta. La Terra è un po' uno standard che è il nostro standard di riferimento, per cui sappiamo che abbiamo un nucleo eh, in fusione di ferro cobalto nickel che è in rotazione, questo poi dà origine a dei molti convettivi sotto la crosta terrestre e questo dà origine, alla fine, al meccanismo di dinamo che produce il campo magnetico della Terra. Però anche questo, detto a parole, sembra molto semplice, in realtà è complicato perché sappiamo anche che nel corso di milioni di anni ci sono stati molti episodi di inversione. La della polarità magnetica, quindi il polo nord e il polo sud, in questo momento il polo nord magnetico è al polo sud geografico e il polo sud magnetico è al polo nord geografico. Che non è molto intuitivo, ma di fatto è così dal punto di vista fisico. Ma... Ed è anche sfasato. rispetto Ed è anche sfasato: c'è un'inclinazione di 11 gradi rispetto all'asse magnetico, rispetto all'asse di rotazione. Ma questa inversione poi, eh, che non è periodica, è quasi periodica, delle polarità magnetiche, ha delle implicazioni per l'efficienza dello scudo magnetico nei confronti delle particelle di origine solare. Per cui, nel corso dell'evoluzione della Terra abbiamo avuto dei periodi alterni in cui lo scudo funzionava meglio, funzionava peggio, non funzionava. Funzionavano in momenti di transizione che non sappiamo quanto durassero, perché questa è una cosa che i geofisici stanno ancora in realtà studiando. Ecco che, che tracce si trovano delle inversioni. Ci sono delle tracce, soprattutto in ehm, rocce magnetiche che ci danno proprio hanno un imprinting di quello che è successo nel passato, per cui si può fare eh, un po' della paleomagnetografia per cercare di sì. studiare quello che è successo appunto eh, nel passato. C'è da dire, visto che si parlava della vita, che la vita ha bisogno di equilibri, ma nella fase iniziale probabilmente aveva bisogno di energia per, diciamo, eh, sì. origine, dare origine all'emergenza eh, sul nostro pianeta. E una cosa che non è molto nota, quindi approfitto di un paio di secondi per dirla, è il fatto che eh, recenti studi e recenti osservazioni hanno messo in evidenza che molto probabilmente l'acqua in forma liquida, che è l'ingrediente fondamentale per la vita, era presente sulla Terra molto prima di quello che si pensasse. Tant'è vero che la presenza, appunto, in alcune rocce australiane eh, di zircone eh, significa che la temperatura si era abbassata rispetto alla fase iniziale di 4,6 miliardi di anni fa in maniera da dare origine a una formazione eh, di crosta eh, terrestre con dell'acqua in forma liquida. Quindi potrebbe darsi che la vita sia comparsa sporadicamente addirittura 4,5 miliardi di anni fa, ma poi sia stata soppressa successivamente dal grande bombardamento da parte di meteoriti sì, che è durato per. Un bel po' di tempo. Eh sì, però. è durato fino a 3,8 miliardi di anni fa, che è l'epoca tra 3,8 e 3,6 miliardi di anni fa in cui si data proprio l'emergenza della prima forma di vita elementare. Poi oh, ci frega questo ragionare, 3,84 sembra poco, no? Ma in realtà, sono centinaia di milioni di anni, sono insomma. Sono tempi, ecco. E a questo proposito cito anche la scoperta di acqua in forma liquida, delle microgoccioline, insieme a composti organici, quindi diciamo acidi, aminoacidi, che sono stati riscontrati in due meteoriti Caduta nel 1998, una in Marocco e l'altra negli Stati Uniti, dove effettivamente per la prima volta si è visto che c'era dell'acqua e queste meteoriti risalgono a circa 4,4 miliardi di, di anni questo fa. Questo è interessante, Quindi... vuol dire che l'acqua comunque era un componente del sistema solare fin, fin, da sua, fin dalla sua formazione. Tanto è vero e poi ne acceneremo che anche Marte, qui vediamo intanto le linee di campo magnetico che in qualche caso orientano anche certi, certe creature del, del mondo animale, e fanno sia per gli uccelli, per la migrazione. Qua vediamo invece delle nebulose perché volevo chiederti questo. Ecco, il vento solare più radiazioni che vengono dal, dallo spazio profondo. Eh, come interagiscono con il nostro campo? Come, come, come riesce il nostro campo a, a tenere botta, come si dice, a resistere Ma, a questo, diciamo questo vento? Appunto, questo... il campo magnetico, come dicevo, fa da schermo eh, magnetico entro certi limiti alle particelle elettricamente cariche, quindi elettroni e protoni, sì. chiaramente non neutroni, i neutroni eh, penetrano è tranquillamente. È quindi o anche elementi, per esempio, come polveri e così via. Ma elettroni e neutroni quando arrivano in prossimità del campo magnetico terrestre o di qualsiasi pianeta che abbia un campo magnetico, sostanzialmente sono come delle palle che rimbalzano su un muro, quindi trasferiscono energia al campo magnetico che si schiaccia, in questo schiacciamento acquisisce energia e si perturba, quello che noi chiamiamo una tempesta geomagnetica. Poi alcune di queste palle, che sono le nostre particelle elettricamente cariche riescono a penetrare questo scudo magnetico e danno origine a quei fenomeni di aurora che, che abbiamo visto poco fa, abbiamo spettacolosi, visto. abbiamo visto sia esatto. da terra che dallo spazio perché le sonde, certo. i satelliti e la sonda internazionale, le, 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 la, la stazione internazionale le, sì. le, le, le riprende sistematicamente. Quindi avere delle aurore polari, perché si verificano sia al polo nord che al polo sud, eh, magnetici, è un indice che c'è stata un'interazione di particelle di vento solare con il campo magnetico della Terra e dei pianeti che naturalmente ce l'hanno. E allora, prima dei saluti e del buon Natale andiamo in uno degli ambienti più belli e ricchi di natura della nostra regione, alle foci di Risonzo, eh, isola della Cona. Ci vediamo tra poco. Mm. La riserva naturale Foce dell'Isonzo nasce formalmente nel 1996 con una legge che ha istituito nella nostra regione i due parchi, le riserve naturali. In realtà è stata concepita anche prima da Fabio Perco, che ha avuto un po' una visione in anni in cui diciamo, la conservazione della natura aveva un'altra percezione da parte dell'opinione pubblica, di individuare in questo luogo la possibilità di costruire una riserva naturale, di eh, istituirla e all'interno di questa riserva naturale, in particolare nell'area dell'isola della Cona, eh, avviare un progetto di ripristino ambientale e di realizzazione di strutture finalizzate proprio alla fruizione delle persone per consentire alla grande massa delle persone e delle popolazioni che non ha una grande ancora magari conoscenza nei confronti di queste tematiche di poter fruire. Eh, Di questa bellezza senza entrare in particolare contrasto. La riserva naturale, diciamo, come superficie a circa 2400 ettari, quindi diciamo è seconda solo alla Valalba come dimensioni. Lunga 15 km tra no? Occupa gli ultimi 15 km del fiume Isonzo e eh, per gran parte è costituita da habitat eh, di acquatici, zone umide, ma in gran parte marini o oh, di acque di transizione salmastre che caratterizzano tutto il sistema della foce. All'interno dell'area riser della riserva c'è l'isola della Cona in cui è stato avviato questo progetto di, re di restauro ambientale a metà degli anni 90 e concluso modo i primi anni 2000. Che interessa circa una cinquantina di ettari, per cui diciamo, il cuore della riserva, quello per la fruizione, centro... è molto piccolo rispetto Quella alla parte dimensione. di fronte al centro visite che Di fronte si al e di fronte, fronte all'Osservatorio della Marinetta, che è il primo che è stato realizzato. Ecco, eh, esatto. Lì, lì prima, eh, Quella è, è una è zona succede? bonificata, una delle ultime bonifiche, e diciamo che l'attuale centro visite un tempo era una fattoria. E i campi intorno a campi coltivati. L'idea è stata quella di eh, tornare indietro, creare delle zone umide d'acqua dolce sì. mediante dei pozzi artesiani, un sistema di gestione delle chiuse e sfruttando anche l'acqua piovana e gestire queste aree eh, in funzione della fauna e della flora con l'ausilio anche eh, di una valida aiutante che è il Cavallo Camargue, mm -hmm. che è tenuto lì principalmente con lo scopo di regolare la vegetazione. In particolare la, diciamo, la, la proliferazione della canna di palude e secondariamente anche secondo un animale molto di buon carattere per le passeggiate a cavallo. Eh, L'ambiente infatti... è molto vario, ci sono almeno una trentina di habitat complessivamente intesi, eh, di cui una ventina di importanza comunitaria. Questo per diciamo, sottolineare il valore eh, dell'area che. E compresa anche in un sito di importanza comunitaria, no? certo. eh, Foce dell'Isonzo, Isola della Cona. E, um, questi habitat, procedendo in un'escursione ideale dal, dal mare verso l'entroterra, sono costituiti innanzitutto dai fondali marini sempre sommersi con le praterie di Fanerogame, no? che sono molto importanti eh, proprio ecologicamente anche per tutta la, 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 per tutta la, 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 la rete alimentare che vi si sviluppa per il fatto di essere eh, sede di, eh, riproduttiva per i pesci, per gli invertebrati, eccetera. Quindi è un ambiente importantissimo e anche questo a sua volta articolato in varie tipologie. Poi c'è l'ambiente appunto di Velma, quella, quelle zone che a seconda delle maree eh, vengono a giorno e, 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 e quindi che possono essere anche popolate da... Eh, in particolare da due, una specie accompagnata da un'altra, sempre di fanerogame marine, che sono le cosiddette alghe, cioè quelle che le persone comunemente passeggiando alghe. sugli arenili nostri, trovando spiaggiate dopo le mareggiate, no, definisce alghe, in realtà sono delle, vere, esatto, sono delle vere e proprie piante superiori che formano delle praterie. Poi procedendo verso l'interno troviamo le zone diciamo, anfibie eh, con, le, con, le, con i vari tipi di, 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 eh, di canneti, eh, giunchetti e via discorrendo. Poi diciamo carattere più salmastro dove l'acqua è, eh, diciamo, è meno salata di quella marina perché c'è l'apporto del fiume è eh, interessante il fatto anche che l'argine fluviale separi eh, la eh, zona sì. francamente salata delle paludi salse da quella golenale, delle paludi eh, diciamo, mh, mh, salmastre, no? debolmente salse perché appunto soggette alle piene del fiume, nell'acqua si mescolano e quindi c'è questa condizione intermedia per arrivare poi più o meno a monte della, statale, della provinciale Monfalcone Grado ha in un ambiente francamente eh, d'acqua dolce in cui il fiume assume ha un carattere prettamente planiziale, come diceva prima Matteo, ancora con carattere eh, di fiume di tratto, diciamo, coi, coi salmoni, diciamo sì. con i salmoni tre... e quindi mh, ci sono gli aieti, ci sono i saliceti, ci sono il, i boschi golenali e via discorrendo. Il tutto ospita una flora di circa 670 specie che anche se lentamente va sempre un po' incrementandosi perché si, si scopre sempre qualcosa non di eclatante, ma magari di non segnalato in, in precedenza. E anche qui ci sono molte specie rare, anche perché certi habitat sono diventati rari, di conseguenza le specie, alcune specie ah, tipiche certo. sono, ad esempio, alcune orchidacee. Noi abbiamo una, una prateria di, diciamo, prevalentemente caratterizzata da acque dolci, quindi. Quindi d'ambiente d'acqua dolce in cui abbiamo una ricca popolazione di, di orchidee, con circa quest'anno abbiamo contato, eh, non ricordo bene, quasi, quasi 2000 esemplari, sì. no? e, di orchidee che comunque sono rare, comunque sono all'interno di liste eh, di, 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 di specie segnalate come vulnerabili, come minacciate a livello europeo. Abbiamo segnalate tre specie di, spe, di, di specie di interesse comunitario, però in realtà una non la si ritrova più ormai da decenni, probabilmente è scomparso l'habitat che la ospitava e che l'aveva fatta segnalare nel, nel passato. Eccoci qua. Allora grazie a voi per averci seguito, per aver seguito Mete Weekend in questo 2018. Spero con soddisfazione. E adesso una breve pausa e, e non mi rimane che augurarvi buone feste di Natale. Buon Natale, buon Santo Stefano. Noi ci vediamo più avanti. Arrivederci a tutti.